Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net. A Barcellona Samsung non ha provato solamente il Galaxy S6 e l'S6 Edge, ma anche Galaxy E5 LTE. Lo smartphone che vedete nella mia mano è un dispositivo interessante che riprende le caratteristiche estetiche di S5. Infatti sul bordo alluminio, sul fianco destro abbiamo il tasto power, due slot per le SIM, una micro SIM e una nano SIM. Quella nano SIM si può trasformare all'occasione anche in uno slot per espansione di memoria, quindi per micro SD. Sulla parte superiore solamente un piccolo forellino che mi sembra un secondo microfono per rimuovere il rumore di fondo. Sul fianco sinistro bilanciere di volume, mentre sulla parte inferiore porta micro USB, jack da 3,5 mm e microfono principale. Sul fronte classico tasto home, back e task manager. Il display è un HD da 5 pollici, quindi 1280x720, Super AMOLED. La misura del telefono è di 141,6 mm x 70,2 x 7,3 mm di spessore, quindi un dispositivo leggero perché pesa 120 grammi ma anche molto sottile. Sul retro fotocamera da 8 megapixel con una caratteristica che poi andiamo a analizzare con flash LED, speaker sulla parte destra della fotocamera. Sul fronte invece fotocamera da 5 megapixel, connettività LTE supportata, 802.11bgn invece Wi-Fi, NFC Bluetooth 4.0 e quad core 1.2 GHz il processore. 1,5 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna, dato che vi mostro il software, e 2400 mAh la batteria. Riguardo alla parte estetica, come dicevo, abbiamo questi bordi in plastica simile alluminio come estetica, mentre sul retro una cover leggermente gommata. Sul fronte un vetro. Parliamo di software. Software ovviamente abbiamo la TouchWiz sopra Android 4.4 KitKat, quindi non abbiamo purtroppo l'Hollipop, non sappiamo se arriverà tale aggiornamento. Comunque, come vedete, l'interfaccia è la classica. Risulta essere abbastanza fluida pur non avendo 2 GB pieni di memoria RAM e solite applicazioni preinstallate di Google e di Samsung, quindi è un software abbastanza classico. Se andiamo ad esempio invece sulla fotocamera, abbiamo una funzionalità un po' più particolare che probabilmente è disponibile anche su altri Samsung, ma qui è preinstallato, ovvero il selfie, ce lo siamo appena persi, con la fotocamera posteriore. Quindi andiamo sulla fotocamera posteriore, mode rear cam selfie, quindi se noi ci inquadriamo all'interno del riquadro, ovviamente faccio un esempio con un'immagine che sto scattando io, però ovviamente è studiata per farsi un selfie, non per fare selfie agli altri, questo scatterà la foto automaticamente entro 2 secondi, quindi funzionalità sicuramente carina e interessante. Ovviamente è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.